Ciao a tutti e benvenuti. Nel video di oggi vi parleremo e vi faremo vedere come realizzare il motivo plissé, queste bellissime pieghe adorabili, ai ferri circolari. Nel video precedente vi abbiamo fatto vedere come farli con i ferri dritti, però con i ferri circolari c'è una particolarità da tener conto, quindi abbiamo pensato di creare un video apposta dove spiegheremo appunto in modo un po' più approfondito, passo per passo, come farlo. Comunque è semplicissimo, non vi preoccupate, seguiteci, vedremo insieme come farlo. Eccoci qui, partiamo da questo campioncino che ho qui, ne approfittiamo per farvi vedere perché appunto stiamo creando un nuovo progetto dove dobbiamo applicare il motivo plissé con i ferri circolari, perciò abbiamo pensato di farvi vedere su questo ferro come farlo. Quindi per iniziare la prima cosa che vi consiglio fare è usare il marco punti per evidenziare l'inizio del vostro ferro e per non confonderci. Il motivo che noi andremo a fare 10 è il multiplo di 10. Perché multiplo di 10? Perché così riuscite bene bene a fare il paragone con il video precedente sui ferri diritti, perché anche lì abbiamo fatto il multiplo di 10. Quindi come si parte? In lo stesso identico modo come nei ferri diritti, cioè si fa 9 maglie tutte a diritto e la diciesima a rovescio, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ecco 9, l'ultimo diciesima si fa a rovescio e questo è il nostro primo motivo, la nostra prima futura onda che si creerà. Quindi così noi dobbiamo procedere per tutto il primo ferro, 9 a diritto e 1 a rovescio. Facciamo un altro insieme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, diciesima a rovescio, vedete? E qui abbiamo già due motivi. E andiamo avanti così. 9 più 1. Ovviamente poteva essere anche un motivo composto da 6, un motivo composto da 8, 10, 12, ma anche da 4. Dipende dalla larghezza di pieghe che volete realizzare. Ecco qui, stiamo arrivando anche alla fine del primo ferro. Ora dobbiamo fare l'ultimo motivo. Quando facciamo l'ultimo motivo prima del marco punti ci accorgiamo subito se abbiamo fatto una divisione giusta, perché dobbiamo ritrovarci appunto col motivo intero. In nostro caso sono 9 più 1. Partiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e diecesima ultima si va per il rovescio. Ecco, primo ferro è fatto, spostiamo il marco punti e partiamo tra virgolette con il ferro di ritorno. Ma visto che non si girano i ferri perché lavoriamo a circolare, dobbiamo capovolgere il nostro lavoro. Quindi dobbiamo fare una formulina semplice semplice per non confonderci. Dobbiamo fare 10, cioè il numero del motivo, diviso a 2, perché dobbiamo sfalsare e dividere il primo motivo, che ci dà 5 numero di mali, di cui dobbiamo fare meno 1. Quindi ora abbiamo 4 maglie da realizzare subito con lavorazione a rovescio.
Quindi facciamo 4 male al rovescio. Questo è il sfalsamento delle pieghe. Quindi 1, 2, 3, 4. Abbiamo fatto praticamente 4 maglie al rovescio e quindi abbiamo già spostato. Ora per creare la piega facciamo uno per il diritto. Ecco, abbiamo fatto la prima parte. Ora dobbiamo ripartire nello stesso identico modo come abbiamo fatto su quei ferri diritti, lo motivo dall'inizio, cioè 9 più 1, però ci ricordiamo che qui vanno fatte 9 a rovescio, 1 a diritto, 9 a rovescio, 1 a diritto, e così arriviamo fine del ferro. Alla fine del ferro dovremo ritrovarci con il numero mancato delle male che abbiamo realizzato ora, cioè 5 male da fare a rovescio. È identico, vedete, il procedimento più o meno lo stesso di quello dei ferri a diritto, solo che sui ferri a diritto noi facevamo diviso 2 più 1 e li facevamo a diritto. Qui invece facciamo diviso 2 meno 1 e rovescio, perché è logico, perché dobbiamo mantenere il motivo a legaccio praticamente. Partiamo. Facciamo le nostre 9 maglie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a rovescio e ora 1 a diritto. Ecco, e di nuovo 9 più 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e ora per il diritto 10. Ok, procediamo. Ecco, stiamo arrivando alla fine del ferro, facciamo l'ultimo motivo, 9 più 10, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10esimo per il diritto. Ora dobbiamo ritrovare qui al fine del ferro il numero mancato del primo sfalsamento, del primo motivo che abbiamo diviso, quindi dobbiamo trovare 5 maglie da fare a rovescio. Vediamo, 1, 2, 3, 4, ecco 5. Così abbiamo concluso anche il primo motivo, che è iniziato all'inizio del ferro e abbiamo dovuto spaccare per dividere e realizzare le onde, e ci siamo accorti che abbiamo fatto bene la divisione, abbiamo mantenuto bene il motivo, perché alla fine abbiamo ritrovato il numero giusto del primo motivo. Ora spostiamo di nuovo il nostro marco punti e partiamo con il terzo ferro, che va realizzato nello stesso modo come il primo, ma anche nello stesso modo che si fa il terzo ferro ai ferri diritti. Quindi vanno fatte 9 a diritto e 1 a rovescio. Partiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ora 1 a rovescio, 10esima a rovescio. Vedete, vediamo già il motivo che sta prendendo la forma e che si stanno già realizzando le pieghine. Ovviamente adesso che faremo un po' di ferri si vedrà di più. Iniziamo. Di nuovo il secondo, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, la diciesima a rovescio. E poi procediamo così per tutto il ferro. Manteniamo sempre il nostro motivo, la nostra proporzione 9 più 1, 9 a dritto e 1 a rovescio. Ci vediamo quando stiamo arrivando alla fine del ferro. Ecco, stiamo arrivando alla fine del ferro numero 3 e dobbiamo ritrovare il motivo intero, 9 a diritto più 1 a rovescio, l'ultimo diciesimo. Ecco, ultimo a rovescio. Ora il ferro numero 3 va fatto nello stesso identico modo del ferro numero 2, quindi sfalsiamo, dividiamo, quindi spostiamo il marco punti, facciamo 4 a rovescio e 1 a diritto, così abbiamo diviso il nostro motivo a metà, quindi 1, 2, 3, 4, ora la quinta a diritto, vedete, si combacia già con la tricettina che sta realizzando, così vediamo già la prima piega. Ora da ora riprendiamo la lavorazione normalissima, 9 più 1, ma essendo il ferro tra virgolette quello di ritorno, noi facciamo 9 a rovescio e 1 a diritto e così procediamo fine del ferro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La diciesima, vedete che si combacia con la trecettina del nostro motivo e la facciamo a diritto. E così procediamo fine e ci ritroviamo quando manca pochissimo per vedere se abbiamo fatto bene. Se abbiamo fatto bene, come ricordiamo, dobbiamo ritrovare il numero mancato delle maglie del primo motivo, cioè 5 da fare a rovescio. Andiamo. Ecco, siamo di nuovo al fine del ferro numero 4, scusate, e dobbiamo ritrovarci con il 5 maglie da realizzare a rovescio. Eccoli, vedete, abbiamo fatto perfettamente il calcolo e la divisione e non abbiamo sbagliato perché ci ritroviamo appunto con le maglie mancanti per il primo motivo. 1, 2, 3, 4, 4 e 5. Eccoci qui, abbiamo concluso anche il numero 4 e abbiamo fatto vedere come si fanno le pieghe con i ferri circolari. Quindi ora procediamo per alcuni ferri nello stesso modo e vediamo com'è l'effetto. Comunque, ricordiamo, ferro di andata, che è il numero 1, 3, 5, 7, cioè i numeri dispari, vanno fatti appunto mantenendo il motivo che si è scelto. In nostro caso noi stiamo facendo con 9 più 1, quindi di 10, e i ferri pari vanno sfalsare, quindi vanno divisi a metà, meno 1, da realizzare a rovescio e più 1 a diritto. E così per tutta la lunghezza del motivo che dovete applicare. Ecco, così si presenta il nostro campioncino dopo alcuni ferri che abbiamo realizzato. Come potete vedere, abbiamo sempre questo bellissimo effetto 3D, sempre molto voluminoso, con queste bellissime pieghe. Quindi si presenta nello stesso identico modo come con i ferri a diritto, quindi voi potete tranquillamente scegliere con quali ferri preferite lavorare, il risultato sarà sempre uguale, questo bellissimo motivo plissé.
Ovviamente teniamo conto che abbiamo piccolo accorgimento da applicare se scegliamo i ferri circolari nel secondo ferro. Speriamo che questo video sia stato chiaro, utile, grazie che siete rimasti con noi e ci vediamo con un nuovo tutorial.